andremo avanti a tempo indeterminato. Questi lavoratori devono avere riconosciuta la loro dignità di lavoratori. Sono stanchi di 18 anni di precariato. Che il governo regionale definisca la partita, sapendo che laddove la Consulta dovesse pronunciarsi negativamente, occorre che il governo si attrezzi per tempo a un piano B, perché sono professionalità, sono lavoratori che non possono essere messi da parte, sono 2700 famiglie in mezzo a una strada, non possiamo permettercelo. Una cosa importante, pubbliche amministrazioni, ospedali, senza il loro supporto hanno difficoltà a mandare avanti i servizi, quindi fanno lavori necessari per la collettività. Noi chiediamo al governo di fare immediatamente una cabina di regia, un'unità di crisi permanente, fino a quando non si risolva definitivamente il problema e questi lavoratori escono al precariato e vengano stabilizzati. Passaggi in resize, riconoscere i diritti, capire come dovranno passare, ecco quelli che dovrebbero essere i temi, ecco cosa andremo a dire al governo regionale. Non permettiamo che anche questa volta si consumi lo scempio vergognoso di utilizzare questo bacino come bacino elettorale. Ci stiamo avvicinando alle europee, basta con le promesse, basta con i miraggi. Cosa deve fare la buona politica? Che lo faccia subito, perché non permetteremo a nessuno di arrivare sotto elezioni regionali per fare ulteriori e false promesse. Noi da sempre abbiamo appoggiato la battaglia dei lavoratori ex BIP, una battaglia molto lunga che va avanti da 18 anni. Adesso però abbiamo proclamato lo sciopero ad oltranza, stavolta non ci si ferma, non ci si ferma fin quando non si trova una soluzione definitiva, anche perché ci ritroviamo in quello che è il paradosso, abbiamo una legge chiara. I lavoratori dall'1 gennaio devono transitare a resize, ma siamo già a metà dicembre quasi e ad ora niente di concreto, a partire da quello che è l'elenco di questi lavoratori, a partire da quelle che sono le condizioni contrattuali, è tutto fermo. Alla regione continuano a rinviarci, continuano a non riceverci, motivo per cui appunto andremo avanti ad oltranza, perché questi lavoratori meritano un contratto collettivo nazionale di lavoro. Ricordiamoci che svolgono servizi essenziali all'interno di enti pubblici. Proprio in questi giorni la protesta va avanti da almeno 10 giorni, si sta vedendo quello che era il loro importante lavoro. Gli enti non riescono ad ultimare le operazioni ordinarie quotidiane, quindi i lavoratori ex BIP sono dei lavoratori intanto dipendenti a tutti gli effetti, sono dei lavoratori essenziali in questa comunità e non è ancora ammissibile che siano dei veri e propri lavoratori a nero all'interno della regione siciliana. Questi lavoratori meritano un contratto di lavoro e noi non ci fermeremo, saremo sempre accanto a loro.